Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel ritorno della carriera allenatore su FIFA 20 con lo Steve-nage. Ragazzi, adesso che è tornato il calcio, questi video usciranno solo sul secondo canale. Visto che il secondo canale ha una visibilità limitata, oggi vi chiedo 1000 mi piace, 1000 mi piace per portarvi il nuovo episodio già domani. Poi ovviamente se i mi piace arriveranno aumenteremo di giorno in giorno, altrimenti ovviamente ve la porterò in modo sporadico. Quindi mi raccomando, sfondate il tasto mi piace, 1000 mi piace ragazzi sotto questo video qui sul secondo canale, per portarvi domani un'altra puntata con lo Steve. Detto questo, andiamo a guardare la rosa per chi se la fosse dimenticata. Ragazzi, questa è la squadra e siamo in un punto critico del campionato. Tra l'altro volevo non farla troppo lunga, ma poi alla fine ho preso tutti i giovani, quindi l'abbiamo allungata per forza di cose. La situazione a livello societario, vabbè, 1.016.000, cioè 160.000, scusate, volevo guardare la classifica perché me la sono scordata pure io da quanto tempo è. Sono stato male con la gola, non sono riuscito a registrare video così lunghi. Eccoci qua, siamo settimi, abbiamo 44 punti in 22 partite. La cosa più importante però è che il secondo posto ha solo 51 punti, ma la zona playoff è a 46 punti e quindi insomma stiamo molto molto vicini. Detto questo, oggi andiamo a fare non un leggero turnover, comunque cerchiamo di far giocare qualcuno, e oggi affronteremo il Bolton ragazzi in Emirates FA Cup. E io la FA Cup voglio vincerla, difficilissimo, impossibile, ma voglio vincerla. Ah raga, ho messo Arakuri perché me lo voleva buttare, prima che me lo butti mettiamolo in campo. Dallo stadio John Borno ragazzi, pochi cazzi, madonna che nebbia, manca a Milano, mamma mia. The Emirates FA Cup, Bolton Wanderers contro di noi. Abbiamo iniziato ragazzi, ripartiamo con Gilmour. Comunque che grafiche di merda le FA Cup, a voi piaceranno di sicuro perché vi piacciono tutte le cose strane, ma a me non mi piacciono, spingi. Comunque abbiamo fatto una squadra proprio forte, magari mo perdiamo 4-0 anche perché il Bolton è molto più forte di noi, però raga, per essere squadra di serie C siamo proprio forti. Klassen la mette dentro, colpisci, che cazzo, non puoi lasciarla in quel modo. Questo quanto cuore, ma che ha mangiato? Mamma mia, Pollock ragazzi mi ricorda Fabio Cannavaro. List invece mi ricorda un aborto malnato. Vai Vagno man, vai uomo Vagno. Madonna mia che palletta, vai uomo Vagno. Accentrati, 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 servilo. Porca la troia, dov'è la palla? Dov'è la palla? Ma perché è così lontana la ripresa? Io già so cieco, mamma mia. Gori, mamma mia, il cross ciociaro. Gori, Gori che cazzo fai? Gori, calcia, mamma mia, più storto di mia nonna. Tiro da fuori, mamma mia, se segnavo così me levavo le mutande, me levavo le mutande e le mettevo sulla telecamera. E poi iniziamo a fare il ballo della pioggia, la danza della pioggia, non è un ballo. Fammi veda, mamma mia, manco de male, oh. Ma che palla ha preso, sì, guarda, guarda mo, No, regà, occhio, occhio. Palo, ha preso il palo, ha preso il palo. Mamma mia, ero pronta ad infilarmi il joystick nel culo. Ha preso il palo, ragazzi. E fine primo tempo. E fine primo tempo. È ripresa intanto la partita allo stadio John Borno, ragazzi, e pochi cazzi. List. Doppio passo di List. Guardate, ragazzi, che classe. List, ancora doppio passo, se ne va in velocità. Oddio questo giocatore, oddio List. List, può calciare. Oddio, l'ha fatto List. Oddio, che cosa ha fatto List? Cosa ha fatto? No, mi si è tolta la TV. Cosa è successo? Rimetti la play. E basta! Che cosa ha fatto List? Dove cazzo è finito? Che cosa ha fatto List, ragazzi? Doppio passo, vai di nuovo doppio passo. E poi ha tirato una lecca lì dove il portiere non poteva un cazzo di niente. Mamma mia, ragazzi, List! List ha fatto un parastinco. Mamma mia, ragazzi, che gol che ha fatto List. Guardate noi come esultiamo in panchina. José Mourinho, guardate come esultiamo, cazzo, sì! Che bella cosa, ragazzi, che bella cosa che ha fatto List. Mamma mia, non me l'aspettavo mai, lo sapete, il mio odio per List. Pollock, mamma mia, a me raga Pollock mi fa venire. Dalla lì, bravo Pitu, 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 ragazzi, sono in balia del nostro gioco. Questa squadra è in balia del nostro gioco. Pitu, palla dentro, non c'è nessuno, corri a prenderla. Sta arrivando Vagnoman a rimorchio. Vagnoman, palla dentro, il portiere esce. Prendiamola. È ancora lì, ancora Vagnoman. Regà, non sbagliamo, non sbagliamo. Vagnoman si gira! Incrocio dei pali! Incrocio dei pali di Vagnoman! Incrocio dei pali di Vagnoman! Tutto storto, in girata, guardate lì che... Guardate lì, traversa! Cazzo! Traversa di Vagnoman!
dell'uomo vagno. List. List lo punta. List. 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 Riprendi. Bravo List. Ma no, uomo partito oggi List, ragazzi. L'ho insultato così tanto che ora non si ferma più. Madonna che mi ha preso il portiere. Ma questo non è un portiere del Bolton, ragazzi. Ma cos'è? Buffon prestato alla FA Cup. Gilmour. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Pollock con il cazzo di fuori che lo tolgo. Mamma mia ragazzi, guardate Gilmour. Ma poi che cosa mi ha preso il portiere? Che cosa aveva fatto List? Ma che palletta che gli aveva dato. 62esimo, ancora non ha fatto sostituzioni. Ragazzi, stiamo a pallettoni. Mamma mia, List l'aveva ripresa. L'aveva ripresa List. Loder, Loder, Loder si gira in un fazzoletto. Tiro, Loder, Loder. Ed è 2-0. Ed è 2-0. Ipotechiamo la qualificazione. Mi dispiace Bolton, ma allo stadio pochi cazzi, passiamo noi. Mamma mia ragazzi, Loder. Mamma mia ragazzi, Loder. Mamma mia, si gira in un fazzoletto e poi a giro. A giro, di precisione, la va a mettere lì dove quel portiere che prima era stato prestato alle fake up per un momento, che ha fatto un miracolo e ci ha negato la gioia del gol. Non può nulla, ma come giochiamo ragazzi? Mazza questo quanto cuore, Dodò. Oh, ma è sempre lui, Dodò. Compriamolo. Oppure Dodò, attento. Mamma mia che gol ci ha fatto questo. Mamma mia ragazzi che gol che ci ha fatto questo. Mamma mia, sì, mettiamo Velasco che è più di copertura rispetto a Klassen. Che gol che ci ha fatto Graham ragazzi, non posso dire nulla. Non posso dire, ha fatto il gol della domenica Graham ragazzi. Guardate, Dodò gli dà questo pallone in mezzo. Sponda e di prima all'incrocio dei pali. Di prima all'incrocio dei pali Graham. Amore ragazzi, stringo le chiappe perché ho detto l'abbiamo ipotecata ma mancano 10 minuti. Raga, Graham ci ha fatto il gol della domenica, cioè che cosa gli vogliamo dire? Anche se quello di List di prima non scherzava. Tra l'altro da questa posizione è partito, ha fatto un doppio passo. Oh, però Albero, cioè quello è fallo. Ok, mi ha dato il vantaggio. Bagnoman, Gori, difendila, bravo. No, però no, Gori, no, no, hai deluso tutta la ciociaria. Porca troia, porca la troia. È finita, è finita. Il Bolton è eliminato. Mamma mia ragazzi, che fatica. Che fatica ce l'abbiamo fatta. Che fatica ce l'abbiamo fatta ragazzi. Il Bolton è eliminato. Guardate lì, due tiri e uno in porta, un gol. 8 tiri, 4 in porta noi. Andiamo a fare la conferenza stampa. Non stiamo seguendo i piani. Qual è il problema? Vogliono 20 milioni. Ora io voglio chiederti una cosa, no? Ma io 20 milioni, ma dove cazzo li trovo? Santi Dio. Allora, dobbiamo affrontare il Wycombe, che è una squadra comunque interessante perché ci sta appena sotto. Però dobbiamo simularla perché si gioca in casa. Simuliamo contro il Wycombe. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Abbiamo perso 0-2 in casa. Io voglio uccidermi. Maldini ha anche sbagliato il rigore. Perché li batte Maldini, rigori? Non ho parole, così non ci promuoveranno mai. Velasco, non rompere i coglioni. Le informiamo che stiamo valutando la sua posizione all'interno della società. La fiducia della dirigenza e del suo operato inizia a vacillare. Cerchi di raggiungere alcuni degli obiettivi per posto per questa stagione. Comunque sono proprio degli stronzi. Coda lo cedo, Coda basta che la smetti di rompermi i coglioni, lo cedo. Ma magari te ne vai. A questo punto ragazzi andiamo in casa della Wigan. Detto questo ho 52 di overall ragazzi. Io non capisco proprio perché, ve lo giuro. Allora, scusate, Finanze raggiungi 20 milioni. Però mi dovete dare un attimo tempo che si apra il mercato per raggiungere 20 milioni. Conquista la promozione diretta. Ho capito, puoi darmi un attimo di tempo? Non ho parole, io non ho parole. Detto questo, ragazzi, andiamo a giocare contro il Wigan. Che vi posso dire? Dallo stadio se non vinco questo, anzi questa, la panchina me la ciulano, me la ciulano. Quindi dallo stadio me la ciulano, me la ciulano. Questo è il cognome, il nome è se non vinco questa la panchina. E niente, ragazzi, gioca Wigan contro Stevenage. Degli ingrati di merda, il presidente e la dirigenza dello Stevenage ha detto che la mia situazione è a rischio, nonostante siamo settimi con una squadra neopromossa che nella realtà è retrocessa dalla Serie D. La squadra più scarsa della Serie D l'abbiamo portata subito in Serie C inglese, promozione diretta, e adesso siamo settimi in Serie C per andare in Serie B. Ma loro ci scratafasciano, ci scrotano i coglioni. E quindi niente, mi devono mettere ansia perché io rischio la panchina. Rischio la panchina, santo Dio, me ne vado al weekend e ve ne faccio 7. Livello comunque medio alto, non sono male per niente, ve lo dico subito. Gori, Gori. Ha visto Loder in avanti? E che cazzo, ma di quant'era fuori gioco? Di quanto? Di quanto? Di quanto? Di un'unghia? Di... Cioè, ma nemmeno era, ma cosa? Cioè, il suo ginocchio. Ma vaffanculo, va. Poi dice, uno è nervoso, sono settimo, mi dicono che mi cacciano. Gori,
Gori, palle in avanti, che schifo di tiro Loder, mamma mia, te chi te ce manna, mo te vendo, a gennaio te vendo Loder, mi dispiace ma io in qualche modo devo salvare la mia panchina, se mi arrivano 20 milioni sei il primo che vendo, non è cattiveria ma siamo come la Roma, io devo tifare le squadre ragazzi che se non vendono, se non svendono i migliori giocatori non sono contento, quindi io devo assolutamente venderti Loder, mi di... ecco guarda che palla del merda, Gori, bella la palla per List. Vai List, puntalo e superalo. Che prima la si è fatta togliere, pure adesso la si è fatta togliere. O quello è fortissimo o List stava bene solo contro il Bolton settimana scorsa. Eccolo, lancio perfetto. Vabbè ho capito, però a me mi ha ingravidato. Cioè io non è che posso essere rimane Pitu è giovane, non ha voglia di diventare papà. Che tu me lo ingravidi. Pitu, 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 vale davanti Loder, tiro. Non ho parole, io non ho parole Loder, io non ho parole. Non ho pa, io non ho parole. Se ci fosse un aggettivo per descriverti sarebbe stronzo. Gilmour, Gilmour, hai visto Pitu? Pitu piglia. Bravo Pitu che fa anche superiorità numerica. La mette dentro Pitu. Mamma mia, pensavo solo stesse a fare da soli. Loder, vaffanculo, te chi sei? Inizia il secondo tempo, raga. Dallo stadio me la giulano. Lista, non fare il dribbling che tanto abbiamo capito che quello lì è tipo Gesù. Lo compreremo alla prossima sessione oppure mi cacceranno prima. Io voglio capire, no, affronto delle squadre che sono prime in classifica, una busta di piscio dopo l'altra. Poi invece affronto questi, sono ottavi, noni, dove cazzo stanno? Mamma mia, un culo così per fare qualunque cosa, non riesco a fare un passaggio fatto bene. Chiudi! Mamma mia, non è rigore, arbitro, non è rigore, arbitro! Che palle, oh, va tutto storto. Mamma mia, se mi caschi il pisello mi rimbalza nell'ano. Ma quando mai? Ma scusami, ma io ero fermo sui miei cazzi. Quello ha tirato e si è incespicato nelle mie gambe. Ma io che ce potevo fare? Ma poi mi fai vedere l'inquadratura come Cristo comanda butto da destra. Ecco, l'ho preso nel culo. Santi Dio, nel culo l'ho preso, nel deretano. Cioè, presente il deretano? Ecco, lì l'ho preso. List, ma che cazzo fai? Quello era un cross, List. In quale parrocchia inizia a giocare a pallone? Comunque il destino è proprio stronzo, se può dire. Cioè, è proprio la mamma fuori gioco. Niente. Provato a fargli un contrasto. Si è appizzato con il culo. Mamma mia. Ma c'è quello non sta fuori gioco. Angolo. Niente, vabbè, mettiamo Maldini. Non lo so, dovrà deciderla Maldini. Portiere, bravo. Adesso vi levate tutti dai coglioni. Klassen. Fighiera per List. Ti prego List. List, che cazzo ha fatto? Ti prego List. Oh, comunque questo è Gesù Cristo. Niente. Mi è arrivato davanti pure se ce l'avevo io. Dai Wagnoman. Dai Maldini. Girati in un fazzoletto. Maldini, murato. Murato, cazzo. Murato. Comunque non riesco a fare niente con questi, io li odio. Mortacci vostri. Eccola di là, List, accentrati subito perché tanto questo se no te lo butta al culo senza chiedetelo. Vai in avanti, subito. Vai Loder, tira. Cazzo. Niente, la giocata di là. Ora se mi cacciano, giuro, se mi cacciano, non lo so se mi cacciano che cosa faccio. Occhio, chiudi. Bravo, meno male che questa ha fatto una cappella grossa come quella Sistina. Vai! Madonna mia, però che fatica per fare qualunque cosa. Quanti siete? Lancialo, eccolo. Pitu. Oh, però, cioè, non è possibile. Allora, mi spieghi com'è possibile che io sto correndo con la palla? È finita, vero? Ecco, è finita. Mi spieghi com'è possibile che io sto correndo con la palla? Mi sento muovere, mi trema tutto, mi danno una botta? E non è mai niente, cazzo! Siamo a 51. Non so, ragazzi, io spero sinceramente che non me caccino. Che ve posso dire? 44 punti. I playoff sono a 3 punti. Loro si sono riuniti per il mio lavoro. Riunitevi. Vinto! Cazzo, che fatica. Sto merda di Bishop tutte le volte. Sono 3 anni che me lo porto appresso. Gilmour e Loder. Tra l'altro ho fatto giocare Nedelev, si è spaccato. Erano anni che non giocava. Erano anni che non vedeva il campo, una volta ha visto il campo si è rotto, vediamo per quanto. Allora, loro stanno valutando la mia posizione, io ho vinto, appena ho vinto mi si è abbassato l'overall. Si è rotto la telefono per 2 mesi, mi si è abbassato l'overall, io non ho parole. Mi spiegate cosa devo fare io? Non lo so. A questo punto ragazzi io vi saluto, comunque non mi sembra di stare a fare così male a dirvi la verità. Nel senso manca tutto il campionato, c'ho 47 punti, e a 50 c'ho la quinta. E la diretta è a 50, cosa ho fatto? La promozione diretta è a 58. Sinceramente non mi sembra di stare a fare un campionato brutto, vi dirò la verità. Vabbè, poi dobbiamo giocare contro il Salford di ZV.
tra l'altro dov'è il Salford? Fatemelo vedere. 18esimo. Ma le squadre che sono venute su come l'Oxford, mi pare, lo Swindon Town, sono tutte squadre che stanno facendo cagare, solo noi stiamo andando bene. Ma tanto non gliene frega un cazzo a questi. Vabbè, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, raga, mi raccomando, 1000 mi piace. E domani, secondo c'è altro episodio, mi raccomando. Mamma mia, raga, sono carichissimo. Ovviamente se lasciate, esagero, 2000 mi piace qui sotto, domani l'episodio dura esattamente il doppio. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete ancora la carriera. Grazie per aver visto questo video, tantissimi mi piace. Voce alla Lalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.